Ma buongiorno a tutti, 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 tutti. Allora, oggi mi vedete in questo sfondo magnifico che è la mia adorata cucina, perché in questo 2024 ho deciso di portarvi una nuova rubrica. Come già saprete in tanti, forse no, forse lo saprà l'1% di voi, ma appunto è un buon motivo per scoprirlo. Io amo follemente cucinare, ve l'ho detto spesso in live, e quindi appunto da questo 2024 voglio iniziare a portarvi quello che cucino io, come lo cucino io. Quindi direi che bisogna assolutamente dare un nome a questa nuova rubrica. Io direi che possiamo banalmente intitolarla In cucina con Cri. Ok, vi presento subito la mia fedelissima amica in cucina, la mia bilancina coi limoni, che è la bilancia coi limoni perché di questo colore non l'ho trovata, come voi sapete, se ancora non lo sapete male. Amo, 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 amo il fucsia. Ok, avevo comprato questa, molto bella sì, ma per nulla decente, nel senso che avrei dovuto registrarla, così si dice praticamente ogni 30 secondi, e quindi è tanto carina, ma solo da guardare. Ok, dopo avervi mostrato questa sfilza di utensili e oggetti da cucina che non ci serviranno minimamente, possiamo iniziare la nostra ricetta. Oggi, come già avevo anticipato in live qualche giorno fa, andremo a fare il pane insieme. È una ricetta super semplice, super veloce, la può fare chiunque, anche un bambino, e soprattutto ha una cottura di 30 minuti, il che è top, perché normalmente far cuocere il pane è una procedura molto più lunga. Questa mezz'ora e avete il vostro pane perfetto, mezz'ora di cottura ovviamente, 10 minuti per l'impasto, fai 15 proprio a stare larghi, un paio d'ore per far lievitare giustamente il nostro impasto, altrimenti ci viene una piastrellina, e una mezz'oretta di cottura e avete la vostra deliziosa pagnotta o più pagnottine, ovviamente a seconda di quanto volete farne. Perfetto, eccoci qua. Non mi vedete più in faccia, ma vedete direttamente tutto quello che si andrà a fare. Qui vi appariranno gli ingredienti man mano, così che potete ricreare questa ricetta super facile. Allora, come vedete, la bilancia è a zero. Dobbiamo andare ad aggiungere 500 grammi di farina. Perfetto, 500 grammi di farina, lì abbiamo anche un filino di più. Poi andiamo ad aggiungere direttamente nella farina il sale e diamo una super mescolatina veloce, giusto per incorporare il sale alla farina. Qui invece abbiamo 370 ml di acqua con dentro sciolti 10 grammi di lievito, perché come vi ho detto io uso i panettini di lievito. Per intenderci, questi qui, ok? Questi qua. Se non usate il panetto di lievito, potete tranquillamente usare il lievito di birra, la bustina, ma in quel caso dovete aggiungere un cucchiaino di zucchero. Allora, incorporiamo il tutto così, così. Ok, andiamo di guantino come i chirurghi perché è molto più semplice, specialmente non vi si insozzano completamente tutte le mani. Io normalmente l'impasto lo faccio qui dentro, però se voi va di versarlo sul tavolo va benissimo uguale. Allora, quando l'impasto avrà queste sembianze, ok, a capirci, quindi è tutto amalgamato e ben impastato, lo copriamo con la pellicola. Perfetto, una volta che è sotto pellicola, vi mettete così, lo tenete al caldo, lui lievita. No, sto scherzando, ovviamente. Lo lasciate riposare dove volete, sul tavolo va benissimo, fino al raddoppio almeno. Quindi può andarci un'ora o due, diciamo, al massimo però 2 ore. Quindi ci vediamo quando sarà raddoppiato. Eccoci qua, come vedete. A lievitazione avvenuta, è lievitato un'oretta circa. Allora, ora riprendiamo la farina che io ho giustamente messo via. Allora, adesso riprendiamo la farina, diamo una spolveratus qui, sporchiamoci anche un po' le mani, altrimenti facciamo un bel pastrocchiello. Allora, eccoci qua con il nostro pane lievitato, abbondate pure ancora un pochino con la farina.
andiamo a dare qualche piega. Non sono una maga delle pieghe, ve ne starete accorgendo, ma giusto qualche pieghetta per darle una modellata. Poi prendiamo, io in questo caso prendo questa gigateglia, una spolverata di farina anche qui, trasferiamo il nostro bellissimo pagnottino. Ora che è pronto, lo inforniamo a forno preriscaldato a 250 gradi per circa 10-15 minuti. Lo andiamo a mettere proprio alla base del forno, quindi la teglia deve toccare il fondo. Terminati questi 10-15 minuti, lo prendete, lo spostate a metà del forno e attaccate, se ce l'avete, la funzione grill del forno. Altrimenti lo lasciate a forno statico normale, vi ricordo appunto un quarto d'ora. Allora, arrivati a questo punto, che è passato un quarto d'ora, la trasferiamo a metà del forno, come vi dicevo prima, per un altro quarto d'ora circa. Ed eccoci qua. Se vedete un cambio di luce è perché sono passate appunto delle ore da prima, è diventato buio, quindi ho tirato giù la tapparella, ma comunque ecco qua, ve la mostro per bene. Ora andiamo a tagliarla per vedere se è tanto bella dentro quanto fuori. Benissimo, io a questo punto non ho altro da aggiungere, sono super soddisfatta del mio bellissimo pane che probabilmente entro stasera finirà. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un like se questa ricetta vi è piaciuta e fatemi assolutamente sapere nei commenti se andrete a fare questo pane, ovviamente, e se vi piace questa nuova rubrica, così che almeno una volta a settimana portiamo delle nuove ricettine da sperimentare insieme. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye!